Fiamme altissime si sono levate fin dal tardo pomeriggio qui alla periferia di Pietraverano, lungo la provinciale che porta i 420. La montagna che si trova proprio alla periferia cittadina è stata invasa dalle fiamme, sicuramente c'è la mano dei piromani. Il fuoco si estende su due fronti e minaccia da vicino alcune abitazioni. I vigili del fuoco sono impegnati già da un paio di ore per cercare di spegnere l'incendio e già alcune case sono state evacuate perché si trovano proprio a poche decine di metri da questo fuoco, le cui fiamme si possono vedere dalle immagini che il nostro operatore fra poco vi manderà. Ci troviamo davanti alla casa comunale di Pietraverano, con noi il sindaco Francesco Zarone. Come state fronteggiando questa emergenza? In emergenza. La situazione è molto difficile per vari motivi. Sarò breve. Uno dei motivi principali è che l'incendio doloso, probabilmente doloso, è scoppiato intorno alle 5:30, alle 6 di sera. Quindi potete immaginare che benché tutti sono intervenuti celermente, non c'è stata la possibilità di far venire Canadair, elicotteri eccetera. Solo un elicottero, grazie all'intervento della prefettura, la dottoressa Chemi, che ringrazio, e siamo riusciti a farlo venire, ma per un'oretta poi si è fatto scuro. Le fiamme si alzano, le abitazioni sono vicino alle fiamme, il Teatro Tempio è un nostro monumento. Pensate di evacuare? Abbiamo già fatto l'ordinanza e abbiamo già avviato le prime evacuazioni, ovviamente. Quindi innanzitutto stiamo cercando di tutelare i cittadini e le abitazioni. Tutti gli uomini che abbiamo a disposizione, credo un centinaio tra volontari e non, li stiamo facendo vivere intorno alle abitazioni. Stiamo cercando di portare a riparo, abbiamo fatto un'ordinanza sindacale, ma stiamo cercando di portare a riparo i primi cittadini, quelli che abitano proprio la parte confinante dell'incendio. Quello che preoccupa è che sta uscendo un po' di vento e che prima di domani mattina non avremo i mezzi necessari, cioè Canadair ed elicotteri. Chiaramente colgo l'occasione, però me ne date la possibilità per sensibilizzare, non ce n'è bisogno, ma devo sensibilizzare prefettura, carabinieri, pompieri, 115, 118. È un'emergenza vera, perché io telefonicamente ho perso la voce, in qualche caso mi è stato risposto un pochettino, a mio avviso superficialmente, ci sono emergenze, voi una montagna. Questa è un'emergenza vera, perché si stanno iniziando a bruciare le abitazioni, stanno rischiando la vita cittadini e volontari e soprattutto probabilmente abbiamo compromesso un sito archeologico di valore inestimabile perché è stato letteralmente travolto dalle fiamme. Insomma, tutte queste cose insieme, la notte che va avanti siamo in difficoltà, con grinta però, con grande lucidità cerchiamo di non perdere la pazienza, ai cittadini dico di stare attenti ma tranquilli perché siamo con loro, vicino a loro, il comune resterà aperto perché ci sarà qui una base operativa, finché non finisce l'emergenza saremo qui al loro fianco, pronto a rispondere al telefono a loro, alle autorità, a tutti e a stare vicino a loro. Quindi, tra virgolette, ottimisti ma con estrema attenzione e non abbassiamo la guardia, nessuno. Un aiuto lo chiedo anche a voi, grazie e vi ringrazio perché siete venuti, perché io non lo vedo come un fatto di che siete venuti a fare un intervento per riprendere eccetera, ma perché potete darci una mano a sensibilizzare tutti e soprattutto a far sì che domani mattina all'alba ci siano i primi aerei e elicotteri. Grazie. Grazie a voi. Da Pietraverano è tutto, Emilio Bianchi per casertasera.it.